Che cosa si aspetta Ottaviano dal piano strategico metropolitano? Una grande mano per la città di Ottaviano, ma non solo, perché come sto notando faccio i complimenti alla città metropolitana per questa grande iniziativa sul piano strategico per contribuire un sostegno ai comuni. Sa bene che i problemi sono sempre gli stessi per i comuni, le fonti economiche che mancano. Finalmente c'è chi attraverso la città metropolitana sostiene i comuni del nostro territorio. La città metropolitana sta mettendo in piedi un processo per una redazione partecipata, condivisa del piano strategico metropolitano. In che modo Ottaviano può offrire il suo contributo a questa stesura? Sicuramente partecipando e dando idee e progetti da poter realizzare, ma non soltanto per Ottaviano, ma in un'intera area di 92 comuni. Io sono del parere che abbiamo un'Italia a doppia velocità, un nord che lavora ad alta velocità e un sud che lavora a rilento. Finalmente però attraverso fondi possiamo creare tanta occupazione, ma non soltanto, tanti progetti da poter realizzare e creare anche occupazione. Ci sono fondi che sono stati sbloccati per il piano strategico, ci sono quindi tanti progetti da realizzare, ma Ottaviano punta alla realizzazione di uno o due progetti in particolare? Sì, sicuramente abbiamo le scuole che sono una priorità. Le strade, abbiamo avuto anche un'altra fonte di finanziamento che stiamo completando, abbiamo riqualificazioni anche di strutture comunali che possiamo mettere in campo, ma la priorità resta la scuola.